Alessandro Magagnini, e che è tutta una sorpresa e tutta una poesia. Grazie di essere stati ieri con noi a Catania, ve lo devo dire a nome di tutta la squadra, ma certo qui questa è casa nostra, Alessandro. Allora abbiamo detto iniziamo alla grande, con te che sei innamorato della vita, in un momento noi ci apprestiamo ad arrivare alla festa degli innamorati. Sì. Ma l'amore non è soltanto insomma tra due persone, l'amore è prendersi cura anche. Difatti, di la verità, o no, di chi ci circonda. Sì, infatti, oggi ci occupiamo proprio di questo. Oggi facciamo vedere proprio come una casa potrebbe prendersi cura dell'altro utilizzando le piante che trova proprio in questo periodo. Quindi è doppio amore, perché sì, c'è l'amore per la natura, ma c'è anche l'amore per l'altro. Sì, anche perché adesso girano anche un po' l'influenza. È vero, è ancora un momento difficile. Soprattutto sotto controllo. Cosa ci proponi? Allora, tranquillamente, l'alloro. L'alloro fa parte proprio della trilogia delle tre piante usate contro l'influenza. Qui andrò alloro, salvia ed eucalipto. Quindi agiscono proprio sia sulla tosse. L'eucalipto facciamolo vedere un attimo, perché io ho paura che persone a casa, questo qua, questo che la foglia lunga, esatto, si trovano anche nei parchi, nei parchi pubblici, esatto, sul nord un po' meno, però può essere tranquillamente sostituito anche con del timo serpillo, infatti facciamo vedere proprio timo come... serpillo. Allora la particolarità di oggi qual è? Che noi ci prendiamo cura degli altri, quindi badiamo alla sostanza, ma anche con un occhio alla bellezza. Infatti. Perché che ci facciamo con queste piante? Facciamo una ghirlanda proprio di piante e fiori da utilizzare sia in cucina, perché uno magari non sa dove mettere delle piante aromatiche in casa. Bellissimo. Le mette sui barattoli con l'acqua, e invece ne facciamo proprio una ghirlanda. Quindi la ghirlanda della salute, la ghirlanda di bel tempo si spera. E perché noi portiamo bene. E poi la utilizziamo direttamente. È facilissimo, basta che prendiamo dell'alloro, che abbiamo già visto prima. Prendiamo proprio anche quello con le bacche già, che è molto anche più decorativo, anche perché poi la bacca la utilizziamo anche lei, quindi non ci abbiamo problemi. Quindi, prendiamo, per fissarlo usiamo del fil di ferro, tranquillamente, da prendere proprio ovunque, lo troviamo. Tu giustamente l'hai preso colorato, che tanto sì, è più San bello, Valentino, San Valentino rosso, è ovvio. E poi andiamo a prendere direttamente una base in bimini, una vecchia ghirlanda, anche quella che abbiamo usato per Natale, la sfasciamo tutta quanta. Ecco, è vero, e così riciclo, diamo nuova vita alle cose di Natale che generalmente riponiamo subito dopo, invece infatti, no, guardate, no, possiamo utilizzarlo tranquillamente. E poi andiamo a fissare pian piano tutte quante le piantine. Possiamo, in alternativa, se uno non usa il fil di ferro, può prendere anche un portato della raffia o del filo di canapa, qualsiasi cosa che uno trova a casa. Dipende anche dai gusti, da quello che uno vuole. Sì, anche quindi del filo la circondiamo tutto, la rivestiamo tutta. Sì, la rivestiamo tutta, la usiamo come base inizialmente l'alloro, perché c'ha questa foglia più grande, così non va a coprire le altre che mettiamo successivamente. In più, successivamente l'eucalipto. Ti do un po' di foglie, questa qua più lunghetta, così facciamo prima. Sì, anche perché poi ne utilizziamo tantissimo, perché poi anche se si essicca piano piano a casa non è un problema, la possiamo utilizzare anche disidratata la pianta, mantiene le stesse proprietà, però anche così quando la secca, più a lungo. Quindi questo è importante, e così magari secca e si asciuga più uniformemente, perché magari se la teniamo a mollo nell'acqua marcisce piano piano, invece così possiamo conservarla meglio. Te ne voglio dare una, ecco, guarda questa, questa però questa è l'eucalipto. In questo momento voglio vedere un alloro. L'eucalipto lo riconoscete subito, questo ma anche la stessa alloro. Eccolo qua, guarda questo quanto è bello. Benissimo, perfetto, pure grande così. Così bello lungo, facciamo prima, piccoli trucchetti per prima. La televisione, questo problema del tempo, ci vorrebbero tempi infiniti. Sì, non abbiate paura se escono un po' fuori le foglie o se non la coprono tutta quanta, non fa niente, è bello che si veda anche un po' sotto. Così la faccio, esattamente, perciò la faccio vedere così, in modo che sia più semplice capire cosa ci dobbiamo fare. Devo dire che già così è bella di suo, se proprio vogliamo dire, non è che abbia bisogno di tavolo. E dopo ci mettiamo l'eucalipto. Intrecciamo un po' le foglie all'interno. Senti, proprietà, cominciamo mentre intanto finiamo. L'alloro e l'eucalipto vengono utilizzati soprattutto per il mal di gola e per placare la tosse. Quindi possono essere utilizzati tranquillamente una ventina di foglie, poi vedremo anche direttamente. Foglie. Sì, 20 foglie almeno a persona in un litro d'acqua tiepida, bollente. Appena, l'importante è, ecco, quando si fa la tisana, far bollire prima l'acqua, portarla a 100 gradi, spegnere subito l'acqua e metterci all'interno le foglioline. Ah, oh, questa adesso la vedremo subito. Facciamo una cosa, Ale, completiamo un lato. Perché secondo me mi sa che tutto poi dopo non ce la facciamo, perché vorrei farlo vedere tutto anche completo. Non levatichi mai i fiori con i frutti, che ancora sono chiusi i fiorellini. Lasciateli, perché anche quelli possiamo utilizzarli per la tisana. Ecco, appunto, sono commestibili, questo è importante, attenzione. No, consideriamo che il 75% delle piante in natura sono tossiche. Esatto. Però a elevate, sono tossiche, 75%. A elevate concentrazioni però, quindi uno non deve avere paura magari di utilizzarle, basta che le usa a piccole dosi. Se uno sa che quella pianta proprio non è letale, non lo utilizza. Tipo il frugo con la manita muscaria, non so se mi spiego. I funghi sono un po' piante, evitate di passare
no, no, no. Se no diamo un messaggio chiaro. No, i funghi. Fate stare preoccupata, no, no. E poi no. E adesso il timo, che e devo poi dire? Poi il timo sorpila. Quello non confondere. Ma c'è un profumo pazzesco. Sì, molti lo confondono e lo chiamano erroneamente Santoreggia. Non è timo la Santoreggia, però, perché il timo sorpila è strisciante. Da Proprio certo, da come timo. Sì, e senti che profumo fortissimo che ha, molto pungente, pazzesco. Quasi piccante. È un digestivo anche lui, quindi se vi fa male la pancia, per esempio, e se non avete mangiato troppo, prendete del timo e vi blocca subito il mal di pancia. Ma te vedi queste cose, invece di prenderci la roba chimica e basta queste, perché la natura ci è arrivata molto tutto prima di noi. Fatti, tante volte. Intanto guardate questa ghirlanda, che cos'è? È bellissima. Il timo è bellissimo perché è lunghissimo, quindi possiamo farlo. Insomma, noi facciamo tanto alla cassetta del pronto soccorso, ce l'abbiamo qua, la ghirlanda del pronto soccorso, la ghirlanda della salute, perché qui c'è veramente tutto. Però come dicevi Ale, è una cosa importante, bisogna anche saper fare poi le tisane, i decozzi, capire qual è la differenza, come si preparano. Infatti, no, ma allora, con loro non cadiamo in errore, quindi anche se abbondiamo un pochino non c'è nessunissimo problema, tutto al più a peggio, corriamo subito prima al dibattito. Guardate come si sta completando e com'è bella piena questa qui, e è poi bellissima. Poi si saltano anche le bacche, volendo possiamo arricchirla anche con dell'aglio, magari se abbiamo delle capocche d'aglio alla Stello Lungo, quindi è perfetto. Anche l'aglio per, insomma, sì, si sanno le proprietà. Come utilizzarlo all'interno della tisana. Facciamo una l'ultimo rametto, dai, l'ultimo rametto. Sì, attenzione, se vedete dei rametti che quando l'avete preso il timo l'avete strappato via, c'erano anche delle radichette, queste non mettetele nella ghirlanda, ma basta semplicemente che le andiamo a tagliare, ecco, e le piantiamo direttamente. Questo è il timo sorpillo, è un infestante. Dammi qui che questo lo pianto della nostra. Qua non si butta niente, non si butta. Dopo facciamo la distribuzione del timo sorpillo, che ha un profumo pazzesco, sì, no, veramente pazzesco. E poi allora andiamo semplicemente a farci una nemmina. Guarda, quando Magda si mette al centro dello studio, ma la tempora pronta. Magdina, l'ho capito che dobbiamo fare. Posso dire una cosa? Vogliamo Scott, dopo Magda, cioè mi stai concedendo un minuto in più, infatti. Ma io amo questa donna, lei è la mia mammina. Bisogna essere all'altezza di Magda Mazzei. Senti che profumo anche che viene. Io quello, guardate, basta fare così, agitarla semplicemente. Sì. Eccola la mia Magdina, che ti devono vedere. Il mondo ti deve vedere, eccola. È bellissimo. Facciamo due passi con Magagnini. Sì. Allora, la ghirlanda di bel tempo si fa. La ghirlanda della salute, davvero, ragazzi, qui è cosa seria. Ora siamo sinceri, stiamo scherzando, ma ricordate che tutto quello che passa da bel tempo si spera, veramente è una questione importante di vita. Un profumo pazzesco. Ci porta però anche a fare due passi. Salute. Impegno sociale del Magagnini, che ci sta abituando a delle cose bellissime con l'Avuls, sì, ovviamente, ragazzi, l'Avuls di Recanati. Sì, dove sì. Ce ne andiamo? Ce ne andiamo a San Severino Marche, al monastero di Santa Chiara. Innamoratevi di queste suorine. Arriva un ciclone in convento che lui, guardate cosa è capace di fare, con Daniele Morini. Andiamoci. Troviamo qui nel monastero Santa Chiara di San Severino Marche e viviamo qui, siamo 19 sorelle che vanno dai 30 fino ai 96 anni e un po' da più di un anno e mezzo viviamo un po' l'esperienza che vive un po' tutta l'Italia centrale in questo tempo, che è quella dell'essere state colpite dal terremoto. Stamattina è arrivato Alessandro con il suo entusiasmo, con la sua vitalità e vediamo quello che succede, perché insomma siamo aperte alla novità. Sorelle, ragazzi, siamo pronti? Andiamo! Questa è la nostra aiuola da sistemare, è proprio all'ingresso vicino alle statue di San Francesco, quindi bisogna assolutamente renderla più bella possibile. Ci sono adesso ancora, vedete, l'inverno è stato mite qua, quindi le begonie sono ancora vive, di solito muore la begonia. La salveremo e la trasferiremo all'interno del chiostro. Qua invece andremo a piantare, toglieremo un po' di terra e ci pianteremo delle violette, che poi le porteremo avanti come fioriture e si dissemineranno, quindi ce la avranno sempre presente all'interno dell'aiuola.
La violetta ha la particolarità che fiorisce adesso, in questo periodo, protrarrà la fioritura anche fino a giugno, poi in estate va in riposo, scompare e si rifugia nel terreno sotto forma di seme. Lo vedete questo già, perché appena finisce la fioritura, vedete queste capsuline che fanno? Poi dopo si apriranno e all'interno contengono tutti quanti questi semini gialli che cascano nel terreno e si diffondono. La intervalleremo con un'arcoteca, che è questa pianta qua, che sembra essere bruttarella tutta quanta un po' rachitica, ma è bellissima, è importante perché lei fa da pacciamante naturale. Non esageriamo tantissimo, se no soffochiamo tutta la violetta. Follow him wherever he may go. Oh, bravo Mirko, Vigli, ottimo lavoro. Adesso venite con noi e andiamo a sistemare la parte interna invece del chiostro. For nothing can keep me away. Adesso abbiamo tolto l'ortensia, che era lì presente sull'angolo, e l'abbiamo messa nel reparto là insieme alle altre piante. Qua invece disponiamo queste gamelle che abbiamo nei vasi. Vedete, hanno le foglie tutte ustionate perché purtroppo, innaffiando sempre anche con l'acqua del rubinetto, ha saturato il terreno di calcare e quindi va. L'unica soluzione è non iniziare con i concimi, sennò la viziamo la pianta e vorrà sempre il concimi. Ma sostituiamo tutta la terra, la piantiamo mettendoci nuova terra acida. A San Severino la pianto qui, faccio un salto e torno lì. Keep me away. Innamorati più che mai, Alessandro Magagnini. Ma si erano bruciate per il calcare? Infatti, sì, le foglie della quello della è un camellia, argomento da affrontare prossimamente. Sì. Allora, dalla ghirlanda della salute che abbiamo detto, ripetiamo ancora una volta, l'alloro, il timo e l'eucalipto. L'eucalipto, giusto, non ci abbiamo messo la salvia e il rosmarino, potevamo metterci tutta anche, roba che serve. Noi invece adesso ci facciamo la tisanina. Sempre con le stesse piante che abbiamo utilizzato. Acqua bollente. Poi la ghirlanda la prendiamo e stacchiamo le foglie e le mettiamo direttamente all'interno. Allora per non rovinare quella non la pigliamo qui. Acqua bollente, quindi portiamo l'acqua a 100 gradi. La mettiamo in una bella ciotola. Poi non è detto che prima della tisana possiamo fare anche dei fumenti, certo. Sì. Con l'asciugamano, come ci hanno insegnato. Sì. Allora, una quantità. Ma poi dove si conserva questo? Questo è un libro, abbiamo messo 2 litri. Sì, dimmi quanto. Questa è di una ventina di foglie di eucalipto. Ventina di foglie te le spelacchio io. Sì. Ricordiamo questo per il raffreddore. Prendiamo sempre le foglie in alto perché sono quelle con il contenuto dalle essenziali maggiore. Quindi anche prima dall'alto. Sì, quando le tagliamo anche. Dobbiamo prendere sempre le foglie più giovani. Senti, tu ci metti anche i semini, quindi sì, possiamo metterci. No, tanto dopo già lasciamo agire il tutto per 10 minuti prima di berlo. E anche lì il tempo. Intanto già si sente moltissimo. Eccole. Mamma mia, com'è forte! Ma sta arrivando, è una cosa pazzesca. Questo va bene a tutti. Poi, dopo ci facciamo un giretto, qua. Di salvia. Un girettino, asciugamano, tirate fuori. Qua ci teniamo la salute del pubblico, dei nostri angeli di studio. A me ma del un profumo pazzesco. Così proprio tu. Sì, all'interno. Quindi acqua bollente. Ecco, attenzione, prima lavateli, direttamente su acqua fredda, così fai lo shock termico alla pianta e faciliti l'estrazione dell'olio essenziale prima di metterli dentro. Questo è fortissimo. È potentissima. L'eucalipto. E poi andiamo a prendere direttamente dell'aglio, quindi 20 foglie dall'alloro. Aia! Un momento di religioso silenzio. Ci dobbiamo mettere anche l'aglio. Sì, l'aglio è fondamentale. E qui, da questo piacere inebriante, non so cosa venga fuori. No. Fammi sentire che si sente. È tutto bilanciato, perché poi ci va il limone e lo zenzero, quindi stabilizzano un po' il sapore. Ecco, allora mi rompi con il... Sì, dopo lo interrompiamo subitissimo. Rompi l'incantesimo, ammazza quanto lo scotta. Quindi abbiamo detto 20 foglie di eucalipto, 20 foglie d'alloro. L'eucalipto è fortissimo, aglio. Una buccia intera adesso. Sandriccio, dobbiamo bere sta roba? Sì. Ce la dobbiamo bere? No, adesso questa no. Io oggi non assaggerei. Facciamo assaggiare a qualcuno del pubblico. No, questa no. Ma è veramente... Comunque guardate anche il colore. No, fa poco che comincia a brunire. Ecco, dopo... Un pezzettino di zenzero. Vabbè, questo ci sta. Tu lo metti in te, fai giusto l'uno? No, pezzettino. Prendiamo dei pezzettini piccolini. Poi ho anche un pochino più grandi, perché più piccoli sono i pezzettini, più il calore agisce su di loro. Con limone va bene. Stempera moltissimo l'aglio. Com'è che nessuno si fa avanti qui, che in genere tutti quanti state qui a fare? Io. No, non abbiamo mai trovato. Uomini e donne di poca fede. Mettiamo un pezzettino rosso di zenzero. Poi, adesso, quindi ripetiamo, 20 foglie di eucalipto, 20 di salvia e 20 d'alloro. Una decina di foglie di timo, 2-3 spicchi di aglio, una buccia intera di un limone.
E poi e lo zenzero, un pezzettino di zenzero. Per mitigare tutto il sapore, perché chi piace forte lo beve così. Certo. Se no, per mitigare il tutto, 4 cucchiai di radice di liquirizia e in polvere. Quella dolcifica pure, no? Quella dolcifica. Si trova nelle erboristerie. Beh, è favolosa. Con la liquirizia cominciano ad allora a quella è favolosa. Guardate che adesso, al di là delle battute, il profumo è buono. Insomma, io sento, è molto intenso, ma perché è eucalipto più che altro. Sì, lasciamo interagire. Vogliamo versare in tazza? O sì, altri. Oh, ecco, perché mi stavo un attimo chiedendo come fare a non far cadere tutto. Lasciamo interagire. Mettilo un altro po', bravo, sì? Così, dai, facciamo un giratino. Tutto, ecco, lo lasciamolo interagire per una decina di minuti. Poi il tempo non è obbligatorio, uno può tenerlo anche di più, però rimane più forte il sapore. Oddio, poi, adesso emerge il sapore dell'aglio, e lì è alle 7.46.06, è un po' spero. Io lo faccio assaggiare la Magdina dopo, no, Magdina, di te se funziona o meno. Anche le foglie di salvia. Possiamo mangiarle anche direttamente. La salvia poi fa benissimo. Perché noi ci scherziamo, ma c'è un'umanità secolare che per centinaia di anni si è curata così. Adesso poi la chimica, grazie a Dio, esiste e ha fatto i suoi passi. Però insomma, non dimentichiamo che questi sono comunque le polverine, niente male. Io lo sposto. Adesso pian piano diventa per dirvi più che, ecco qua, vai qua, staglietto, che proprio non è un po' intenso. L'aglietto è intenso, ve devo dire la verità. Che, anzi, no, posso fare una cosa, ve la metto qui. Ah, sì, giusto. Scusate ragazzi, ma tutto live come sempre. Però abbiate bontà. Paolo Ferrazza, che oggi è in regia. Posso far vedere una cosa? Sì, guardate cos'è sta roba qui. Che cos'è? È stupendissimo. I puffini che si mettono sui portachiavi, no, si porta qua. Che cos'è questa roba? Sono i marimo, sono delle alghe giapponesi usate per la fitodepurazione degli acquari o anche dei corsi d'acqua, che si possono, c'è una lunga tradizione dietro, si regalano soprattutto per i matrimoni, per gli eventi. Perché, cioè, questa è un'alga, sì, questa è viva. Si fa mezzo millimetro l'anno, lei è lentissima. Lei ha 25 anni questa che abbiamo in mano. Questa qui? Sembra muschio e poi è antistress, è bellissimo. Poi anche non sala. Ma è bellissima! La particolarità sua è questa, è che fa la danza dei marimo, cioè lei va. Cioè, vedete queste bollicine, non è acqua frizzante, è lei che produce ossigeno, perché è nell'ambiente chiuso, e quindi va su e giù all'interno dell'acqua, sale per l'ossigeno e diventa più leggera e poi ritorna giù. Ma questa è una cosa meravigliosa, non so, mi prendono in giro su Facebook e dico sempre meravigliosa, no. Che devo fare se qua ci incantano sempre? Favolosissime. Questo... Sì, c'è tutta, lo portiamo per San Valentino proprio perché c'è anche tutta una tradizione giapponese che si regala per gli innamorati, perché la leggenda vuole che dall'unione dei due cuori che si sono buttati nel lago segretamente perché sono stati scoperti dalle famiglie che si vedevano, e dall'unione dei due cuori nasce il marimo. Fa mezzo millimetro, è lentissima come pianta. Cioè, per dire, questi qua, questi marimo qua, quanti anni hanno? E questi ci sono da 80 anni, questo più grande sotto. Questi qua? Sì, questo più piccolino ha 15 anni. Abbiamo perso, eccolo qua davanti. C'erano, cioè, piccoli, guardate, piccoli, ce ne sono alcuni, io l'ho visti, vabbè. Vi prometto che c'è. Oh, l'ho preso io, pensate a pensare. Eccolo. Questo è il figlioletto. Questo è il figliolino. No, vabbè, perché poi ma è bellissimo. Si separano. È stupendo. Basta. Aspetta un attimo, se no li stiamo facendo uscire pazzi. Facciamo così. Si riesce a vedere. Guardate quanto è piccolino, quanti anni c'ha questo? Questo è 15 anni. 15 anni. Sì, è molto, ma è una cosa meravigliosa. E poi basta solamente strizzarli, sciacquarli sotto l'acqua e rimetterli lì. Amano gli ambienti freddi. Ogni quanto bisogna cambiare l'acqua? Ma una volta ogni 15 giorni all'incirca. Ma naturalmente non si beve quest'acqua, non è depurata, ossigenoterapia, è una cosa bellissima per i vostri innamorati, prendetevi cura, al di là adesso dei regalini, cioccolatini. Sento che sta per arrivare una sigla, quale sigla è? Sento che sto per arrivare una sigla, che sigla è? Secondo me, dire, in 3 secondi devo spostare, possono spostare mezzo studio, siamo passati dall'altra parte, quella che noi chiamiamo la zona medico. Infatti, stanno arrivando le piante, questa poi dopo vedrai che cosa fare, va bene? Portata. Tu giustamente, la signora ha detto, scusate, ma cosa possiamo fare per salvare i bouquet di fiori che naturalmente adesso, soprattutto in questo periodo, si cominciano a regalare? Infatti. E dottor Green, che mi rispondi? Li trasformiamo, Beh, non li buttiamo via, ma li utilizziamo per farci delle talee. Sia di rose, che vanno benissimo in questo periodo, oppure anche con i garofani. Ma anche i garofani? Altro che i garofani, poi sono stupendi. Andiamo a togliere via il fioccone del bouquet. Che volendo quello se lo conserviamo non si sa mai per metterlo. No, per dopo, sì, infatti ci servirà sicuramente. Poi andiamo a aprirlo, ecco le foglioline le togliamo. Sì. E invece, ecco, prendiamo garofano. Il garofano e la rosa.
L'importante è, ecco, dobbiamo verificare che abbiano abbastanza foglie e che abbiano quindi delle gemme ancora presenti all'interno dello stelo. Quindi chiaramente qui il fioraio quindi ha provveduto a togliere sia le spine che tutto per fare il buco, giustamente. Infatti, quindi dobbiamo scegliere innanzitutto delle rose che abbiano ancora le gemme, perché qua è molto difficile. E dove stanno le gemme, ecco, qua? Le troviamo all'ascella della foglia. Ok. Quindi se hanno tolto le foglie, dove vedete queste tacchettine interno, i nodi, perfetto. Qui per esempio c'è una gemma, quindi andiamo a recidere il pezzo sotto tagliandolo e vedendo proprio che è verde la parte, quindi è ancora viva. E poi un pezzettino sopra. Facciamo delle taline, ancora di più volendo. Rose rosse per te, questo è. Tagliamo. Non so se mi spiego, Massimo Ranieri. Le foglioline, un pochino la lasciamo come antenna e poi possiamo utilizzare direttamente. Ecco. Questo pezzettino andiamo a piantarlo direttamente in terra. Senti, li separiamo o facciamo le rose da una parte e i garofani dall'altra? Sì, è meglio, perché hanno esigenze diverse. Quindi il nostro, che bello, i vasi di coccio che tornano ogni tanto. Mettiamo sotto del lavillo sempre, che mantiene per il drenaggio. Bene. E poi andiamo a riempire semplicemente con della terra, un misto anche lì sempre solido, molto sabbiosa, perché più è sabbiosa e più stimola la radicazione e la talea. Non dobbiamo metterci in aiutino qui dentro? No, l'ormone radicante non serve. Ecco. State attenti alla polarità della rosa, quindi sempre con le foglie rivolte verso l'alto. E poi potete mettercene anche due o tre all'interno. Benissimo. Del vasettino così, perché poi appena radicato, se lo mettiamo al centro così, mettiamo solo una, appena radicato vediamo le radici che escono fuori da sotto e andiamo a piantumarla, poi vedremo prossimamente questo come piantarla. Questo infatti verso maggio, poi lo facciamo sì, con... verso maggio. Ho cascata la Tilly dai capelli. Ah, dai capelli, tutta roba viva, i capelli vivi, e qual è il problema? Poi andiamo a bagnarlo moltissimo con tanta acqua finché l'acqua non esce da sotto. Per far sì, siccome la talea ha bisogno sempre di un'umidità costante, andiamo a metterci sopra sempre il lapillo. Per evitare che. Sì, che così. Che l'acqua vada via. Non vada via, sì. Guarda che bello. Quindi anche, diventa anche più decorativo e diventa anche un'idea nuova, regalo. Guardate, veramente la seconda vita, perché uno dice il bouquet. E poi. Se ti va bene, dura una settimana, se no, no. Ah, gli facciamo la serra. La serrina, sì. Prendiamo un sacchettino, sempre di nylon, appena l'avete bagnato per bene. Anche se non è del tutto trasparente, non fa niente, tanto la luce non mi serve. Ah, proprio lo chiudiamo così? Sì, sì, con un elastico sotto. Volendo potete utilizzare, se non volete farlo entrare in contatto, apritelo per bene, degli stuzzicadenti che lo tengono largo. Questo serve anche per poi... Per puntellare poi dopo. Sì, sì, senti, sì, ogni sì. Quanto l'apriamo poi dopo per innaffiare? No, questo non serve innaffiarlo, perché l'acqua che ci abbiamo già messa all'interno è ricircola, è un effetto sera. Quindi bisogna solo controllare poi sotto. Sotto forse dobbiamo invece forarlo. C'è il buchetto? Per la bustina, sì, giustamente. Sì, sì, allora, proviamo se non... E controlliamo se escono le radici. Una volta che escono le radici, andiamo a aprire il tutto e lo piantiamo direttamente. Questo per la rosa, Magda, dammi solo un secondo. Non lo piantiamo. Fai vedere come la si deve preparare. Cosa. Perché cosa, sennò poi rimaniamo in sospeso. Dici un po'. Ecco, il garofano è più facile, perché il garofano si vede subito. Sì, il dove prendiamo, quindi vediamo che è bello grande. Andiamo a prendere le altre forbici, così non tagliamo più. Bellissimo, perché il taglio deve essere abbastanza pulito. Poi prendiamo, ecco, due internodi, perché uno dei due internodi andrà sottoterra, certo. E l'altro invece rimane fuori. Qua in questo caso possiamo andare su a prenderli fino a che non arrivano i fiori. È chiaro, quelli là poi li teniamo. E se trovate invece dei germoglietti, ecco, tipo questo. Senti, ma li lasciamo i germoglietti? Sì, sì, siete fortunatissimi, perché stimolano, fanno delle da antenna, quindi captano, la pianta capisce che deve ricreare l'apparato radicale. Allora, radicale. Teniamo in conto queste cose, perché così queste piante, che sono comunque un gesto d'amore per chi c'è, la parte di chi ce li regala, non moriranno mai. La stessa cosa dobbiamo fare con questo? Sì, 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 la stessa cosa, mettiamo sempre il labillo sopra. Ale, con questa mano sulla tua spalla, io è un segnale per dire che tra un po' andiamo la Magda ci sfuma. Questo per dire, dottor Green, che te dai proprio, porti la buona salute alle piante ma anche a noi. Grazie. E fai del bene. E c'è un'altra figura, devo dire io sono felicissima di poterne finalmente parlare e raccontare. C'è un anniversario importante, l'anniversario di padre David Maria Turoldo, un disturbatore delle coscienze. State con noi, perché dopo questa bellezza che ci ha portato Alessandro Magagnini c'è quella dello spirito che va altrettanto curata e governata. Grazie a dottor Green. Dopo la pubblicità, restate con noi. Grazie, grazie, grazie.